Ed è a questo cammino che i nostri catecumeni si alleneranno in questi 40 giorni in modo speciale, in modo più intenso, per poi essere immersi nelle acque del battesimo, ricevere lo Spirito Santo e poter partecipare fino al termine della loro vita terrena al banchetto eucaristico, viatico, sostegno sicuro, compagnia affidata ed affidabile del risorto nel cammino terreno e introduttivo nell'eternità beata. Reverendo Padre, nella prossima ricorrenza delle solennità pasquali, catecumeni qui presenti, confidati nella grazia divina e sostenuti dalla preghiera e dall'esempio di questa comunità, chiedono umilmente di essere ammessi, dopo la dovuta preparazione della celebrazione degli scrutini, ai sacramenti del battesimo, della confermazione e dell'Eucaristia. Si facciano avanti i candidati insieme con i loro padrini o madrine. Laudato. Fadi. Fadi altri. Thomas. La Santa Chiesa di Dio desidera ora assicurarsi se questi catecumeni sono idonei a entrare nel gruppo degli eletti per celebrare le prossime solennità pasquali. Chiedo perciò a voi, padrini e madrine, di dare la vostra testimonianza. Hanno ascoltato fedelmente la parola di Dio annunziata dalla Chiesa? Hanno cominciato a camminare davanti a Dio mettendo in pratica la parola che hanno ascoltato? Sono stati in fraterna comunione con voi e hanno partecipato con voi alla preghiera? Ora mi rivolgo a voi, cari catecumeni. I vostri padrini e catechisti hanno reso buona testimonianza su di voi. Fiduciosa nel loro giudizio, la Chiesa, in nome di Cristo, vi invita ai sacramenti pasquali. Ora dunque tocca a voi, che già da tempo avete udito la voce di Cristo, a rispondere davanti alla Chiesa, manifestando la vostra intenzione. Volete essere ammessi ai sacramenti di Cristo, al battesimo, alla confermazione e all'Eucaristia? No, venite a scrivere nel libro dei catecumeni. Giovanni, Fadi, Katia, Thomas, siete stati prescelti per essere iniziati ai santi misteri nella prossima veglia pasquale. Carissimi eletti, avete iniziato insieme con noi l'itinerario quaresimale. Cristo sarà per voi via, verità e vita, specialmente con i prossimi scrutini nei quali tornerete a riunirvi a noi. Ora andate in pace. Amen. Preghiamo, veniamoci a pregare anche per questi uomini e donne giovani che si stanno preparando a ricevere i sacramenti. Vedete, non è un fatto privato ricevere i sacramenti, è un fatto che interessa tutta la Chiesa, tutta la comunità, e speriamo che loro vivano una vita che ci sproni a essere più capaci di camminare nel deserto della vita, nella complessità della vita, con l'aiuto dello Spirito Santo del Signore.